2015, stesura di un importante documento sulla mancanza delle abitazioni e il conseguente rincaro delle pigioni. 1912, lotta al bagarinaggio, che a Teramo diventò particolarmente intenso, per cui l'amministrazione comunale mise tramite i suoi agenti diverse remore sul mercato cercando di contrastare il fenomeno. 1914, commemorazione di benefattori ed eroi, tra i quali Pasquale Ventili, Noè Lucidi, Gerardo Lupi, Loreto Acunzoli. 1915, iniziativa per un'importante sottoscrizione per i terremotati di Avezzano, intervento sul Banco di Napoli affinché interrompesse la vendita di oggetti pignorati alle famiglie povere dei richiamati. 1916, varie iniziative dirette alle famiglie più povere della città, tra le quali la vendita della pasta di Gualdo Tadino a prezzi bassissimi. 1919, vengono spinte con molta energia le realizzazioni di opere quali il Palazzo del Liceo Convitto, la costruzione delle scuole elementari, la nuova costruzione del Banco di Napoli, anche per dar lavoro ai numerosi militari licenziati. Andare avanti ancora nel ricordo di episodi degli anni successivi sarebbe come trattare di storia troppo recente. Si può comunque affermare che un cineasta di buona fantasia avrebbe materiale più che sufficiente per realizzare un film a lungometraggio. La Fratellanza Artigiana ha percorso il suo cammino con speditezza, fra mille ostacoli e molte difficoltà, in un periodo ricco di molti avvenimenti che hanno trasformato il volto della società, e si propone di continuarlo per molti anni a venire, senza mai perdere il suo volto di benemerita società alla quale Teramo molto deve delle sue conquiste e delle sue realizzazioni. Tra le moderne manifestazioni emerge il Nobel dei Teramani, per il quale tutti siamo oggi qui riuniti. Di questo premio Paliotto d'Oro mi limiterò a ricordare alcuni brevi passi lasciatici da un nostro caro amico che con la sua bravura sapeva cogliere immediatamente i sentimenti, le ansie, i successi delle iniziative teramane. A proposito di Paliotto d'Oro diceva, tra l'altro: paura di che? Ma che per un niente possa mancare un ospite, per un non nulla possa piovere un telegramma impossibilitato a partecipare vostra bella manifestazione per annunciare il mancato arrivo tanto atteso. Si spezzerebbe così il poker d'assi che ad ogni edizione la Fratellanza Artigiana offre sul piatto aureo della sua antica storia, iniziata all'indomani dell'Unità sotto l'egida niente meno di Giuseppe Garibaldi, primo presidente onorario. L'esordio del Paliotto è stato a dir poco da 10 lode, certo. Ci voleva subito il botto per lanciare nell'Empireo una manifestazione nuova, nata senza padrini e padrinaggi. Cinema, arte, medicina, storia, sport, industria, ma anche l'Ecclesia, testimoniare che i teramani da sempre hanno magnificato ogni campo esaltando i diversi ruoli sociali con la bravura discreta, con l'opera feconda e silenziosa, in punta di piedi, se così si può dire. La meraviglia più intensa dinanzi ad un uomo altisonante è di saperlo teramano. Ma come? Uno come lui, una come lei. A volte per anni, per decenni, non si è saputo mai nulla di tante glorie, esplose all'improvviso solo perché finalmente qualcuno ha deciso di disseppellirne la fama. Sono tanti. Un piccolo esercito, i teramani, che in ogni campo e in ogni angolo sanno farsi valere a testimonianza di una stirpe antica e caparbia. Questo vuol dire pure che il Paliotto d'Oro non morirà mai, anzi, sarà l'eredità più nobile per le generazioni future. Grazie Tiberio, grazie a tutti voi. Quinta edizione del Paliotto d'Oro 95-96, premio biennale indetto dalla Fratellanza Artigiana in collaborazione con gli enti locali per premiare teramani illustri che si sono distinti in diverse attività, in diversi campi, non soltanto in Italia ma anche nel mondo. Quest'anno i premiati sono 4: Amedeo di Lodovico, Serafino Mattucci, Giusto Corrado Pellanera, Aldo Sacchetti.
società. Giusto Corrado Pellanera, uno dei premiati al Paliotto d'Oro Teramo 95-96. Ci vuole in breve ripercorrere le tappe più importanti, le tappe salienti della sua carriera sportiva? Provo a farlo. Dunque nel 1953 ho partecipato al campionato italiano juniores conquistando il secondo posto in Italia. E poi abbiamo fatto due campionati di Serie C qui, il secondo l'abbiamo vinto, imbattuti, poi un campionato di Serie B, Serie Cadetta, con ottimi risultati e poi sono andato a Bologna dove sono rimasto in pratica almeno un anno, 16 anni, ho fatto 16 campionati in tutto. Ho giocato più di 100 volte in nazionale, ho fatto due campionati del mondo, due europei, due olimpiadi, quasi tre. E poi sono qui. Gli inizi sono stati a Teramo? Sì, gli inizi sono stati a Teramo e direi anche con buoni risultati. Ero già a Teramo, ero nel giro della nazionale giovanile, per cui direi che il trampolino è stato ottimo. Lei ha seguito in qualche modo l'evoluzione della pallacanestro in questi anni, com'è cambiata secondo lei, se in bene o in peggio? Beh, è cambiata sicuramente, potenzialmente si è rinforzata moltissimo, ci sono elementi che una volta non c'erano e direi che tecnicamente l'evoluzione è stata minima e ci si basa un po' troppo su schemi e su azioni preordinate, prestabilite, per cui si diventa spesso prevedibili e quindi diventa difficile poi battere un avversario se non ci si mette qualcosa di proprio, e questo può succedere soltanto quando si è dotati di tecnica individuale buona. Quali sono le doti per diventare un campione internazionale? Le doti oltre alle qualità fisiche e atletiche, sicuramente una parte importante è l'aspetto intellettivo, la capacità di adeguarsi a situazioni nella pallacanestro. Bisogna decidere in breve tempo quello che è opportuno fare, la capacità di scegliere, di fare le scelte giuste, e poi uno spirito di sacrificio e la capacità di essere continui nel rendimento. Una vita giocata soprattutto fuori Teramo, fuori Italia, che effetto le fa ritornare a Teramo? Ma io a Teramo torno spesso, ho ancora i miei familiari, ho tanti amici, per cui non sono rimasto proprio completamente al di fuori. Mi sento proprio un teramano al 100%, quindi sono felice tutte le volte che ho l'opportunità di tornare. Una vita per la medicina, una vita soprattutto per la ricerca scientifica. Vuole ripercorrere anche lei in breve le tappe della sua lunghissima carriera? Ma non è facile, non è possibile sintetizzarla adesso in breve. Vorrei solo ricordare un momento che io credo sia stato decisivo proprio, cioè quello iniziale in cui ho fatto la scelta dopo laureato di dedicarmi alla prevenzione piuttosto che alla cura delle malattie, e questa è stata una scelta determinante, una scelta che, per dire con le parole di Gregory Bateson, presuppone a sua volta una scelta etica, la tutela della salute è ovviamente, specialmente in un'epoca in cui come quella attuale, quando la si perde nei confronti di certe malattie degenerative come l'aterosclerosi, l'Alzheimer, il cancro e tante altre forme di degradazione fisica, il medico non ha la possibilità poi magica di restituire una salute perduta, quindi oggi è più che mai determinante la prevenzione. È un lavoro magari che può sembrare poco gratificante, perché il medico che risana un ammalato ha la sua gratitudine eterna, mentre quello che lavora oscuramente per la tutela della salute spesso non è neanche conosciuto, la sua opera non è apprezzata, però è quello che oggi occorre.
Da questa scelta etica direi che dipendono poi tutte le altre della mia attività, dedicata tutta proprio, direi proprio come una missione, con onestà, a quest'opera di tutela della salute. Soprattutto per quanto riguarda la lotta all'AIDS. Ecco, questa direi da ultimo, dopo le tante altre battaglie, ricerche, anche per la lotta all'AIDS, che è una malattia nuova, in un certo senso, perché è considerata una malattia infettiva, e tuttavia non è un caso che a questi virus dell'AIDS, ancora poco conosciuti nella loro storia di rapporti, diciamo, con l'uomo, non è un caso che l'uomo abbia aperto la porta a questi virus proprio in questo momento di degradazione anche fisica generale, per l'inquinamento, per gli stress, per tutte le altre, tutto l'altro concorso di cause. E quindi ecco perché a un certo momento diventa difficile la lotta all'AIDS. Non può esserci la bacchetta magica, il vaccino. E il problema è di un terreno predisposto a questo tipo di malattia nuova proprio in questo momento storico che lo giustifica. Dopo tanti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, un premio Teramano. Che significato ha per lei il Pagliotto d'Oro? Questo, tra le tante soddisfazioni e riconoscimenti che ho avuto in vita mia, è il più caro di tutti, proprio perché viene dalla mia terra natale, da cui peraltro mancavo da tanti anni, quindi è con commozione che sono tornato, diciamo, qui alle origini a ricevere questo riconoscimento. Il Pagliotto d'Oro 95-96 di Teramo, la sua una vita data alle costruzioni? Sì, io sono geometra, diplomato qui a Teramo, il Vincenzo Comi, e sono partito con il diploma in mano e sono costruttore, perché è una cosa conseguente a quello che uno ha fatto, ha studiato fino a quel momento. Mi sono messo giustamente nel campo della costruzione. La sua fortuna è venuta da Sud America? La fortuna, lei la chiama fortuna, sì, io sono in Caracas, in Venezuela, e naturalmente ho svolto la mia attività basicamente lì in Venezuela, e adesso siamo un po' diversificati in varie attività, sia in Venezuela che all'estero. Stiamo lavorando in Costa Rica e stiamo cointeressati in un lavoro anche in Perù, e abbiamo altri campi. Naturalmente, io dicevo fortuna in un altro senso, la sua è stata abilità, la sua è stata intelligenza, ma nella sua vita c'è un episodio che si può definire veramente fortunato? No, non direi, fortuna, non so a cosa si riferisce lei, comunque tanti momenti fortunati ci sono nella vita, tutti li abbiamo. Mia nonna, sai come diceva? Diceva che la fortuna è femmina. Se non la sa prendere al momento opportuno, la fortuna svanisce, come la donna. Se una donna è bella, una donna che piace, e non la prende al momento opportuno, non la sa coltivare, automaticamente la donna la perde, no? Senta, che effetto le fa ricevere il Pagliotto d'Oro, un premio Teramano? Io le dico sinceramente, per me è stata una grandissima sorpresa, che mi ha letteralmente sconvolto. Perché non credevo mai che i miei concittadini si ricordassero di me. Scusate, sei dell'Istituto Magistrale? Emilio Trasarti, presidente della Fratellanza Artigiana, membro del Comitato Scientifico per il Pagliotto d'Oro 95-96, il significato di questa scelta, di questi quattro nomi che sono premiati quest'anno? Dunque, per la quinta edizione abbiamo premiato, come dicevo anche ai colleghi, per la prima volta è un imprenditore.
e insieme all'imprenditore abbiamo coperto il settore scientifico riguardante la scienza medica e poi abbiamo ricoperto il settore dell'artigianato artistico, dell'arte in senso lato come il professor Mattucci e abbiamo concluso con il Corrado Pellanera che è stato un grandissimo atleta della pallacanestro della nostra città ma anche della nazionale, quindi che è emerso agli apici dello sport negli anni 50-60. E le scelte non sono state difficili, pur essendo nel Palmares una serie di altri nomi, perché fortunatamente la città di Teramo ha prodotto in questi tempi notevoli uomini e personaggi che sono meritevoli di questo premio che la Fratellanza Artigiana ha creato 10 anni fa e che è riservato veramente a uomini che oltre a essere grandi personaggi sono anche uomini che non hanno mai spezzato il filo che li conduce, che li tiene legati alla città natia. Uomini soprattutto che hanno portato Teramo nel mondo, non soltanto in Italia. Sì, è un premio proprio per gli uomini che si sono distinti al di fuori delle mura dove sono nati e sono uomini che non sono totalmente conosciuti da tutti, ma sono uomini che quasi all'improvviso non vengono riscoperti perché hanno sempre lavorato nell'anonimato ma soprattutto con molta modestia, con molta capacità, con molto buon senso. Presidente, per l'anno prossimo ci sono novità? Sì, per i prossimi 2 anni, perché il premio è biennale, attingeremo ad altre scienze chiaramente e abbiamo già una serie di nomi che sono candidati e che il comitato scientifico vaglierà alla fine quando saremo vicini al premio. Non nego che sono emozionato. Saluto alle autorità civili, militari e politiche. Ringrazio al presidente della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana di Teramo. Ringrazio al sindaco di questa città, che è la mia città, che ci ospita. Dedico questo premio a mio fratello Filippo, perché senza di lui non sarei andato in Venezuela. Lui mi spinse, lui volle che io andassi. Disgraziatamente non sta qui con noi. Quindi ringrazio a lui, grazie a mia madre, che ho perso 12 anni, a mio padre e a tutta la famiglia. Ringrazio particolarmente mia moglie, i miei figli, mia moglie perché mi ha sopportato. Senza l'aiuto di una donna che sopporta pazientemente tutto il tempo che uno passa per poter raggiungere uno scopo che uno si prefigge, non è cosa facile arrivare. Lo dico senza ombra di vergogna. Ringrazio i miei figli perché i miei figli si sono privati molte volte anche dei propri giochi per potermi accompagnare, per poter far sì che io inculcassi loro quel seme che oggi potrebbe essere di aiuto per il proseguimento della nostra impresa. L'impresa non deve morire con chi l'ha fondata. Noi così l'abbiamo fatto e pattuito come fratello e così sarà anche se nel corso della nostra periodo abbiamo avuto moltissime difficoltà, soprattutto dopo la morte di mio fratello. Però la pigra va per buon cammino e cammina sempre con gli stessi ideali. Voglio ringraziare i miei cugini, Lelio,
Giovanni, che ci hanno sempre accompagnato e che l'organigramma dell'impresa, benché cugini dello stesso sangue, perché i nostri genitori sono fratelli, i nostri padri sono fratelli e le nostre madri sono sorelle. Quindi abbiamo gli stessi cognomi, lo stesso sangue. Benché cugini, accettavano con tutto rispetto la nostra autorità su di loro. E devo dire che noi ci siamo portati come fratelli e anche come direttori di un'impresa. Ringrazio tutti i miei collaboratori, di cui diversi sono qui presenti, che mi hanno emozionato con la loro presenza, perché io non li ho chiamati, sono venuti loro. Quindi con questo voglio concludere, perché il regalo più grande che ho ricevuto nella mia vita è il pagliotto, cosa che sta sotto l'altare della nostra cattedrale, che è il cuore della nostra città ed è il cuore della nostra chiesa. Grazie e buongiorno. Sono